Stiamo per partire con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo di come è cambiata l'attività di formazione all'interno degli uffici legali e lo faremo, come sempre, Con i nostri grazie ai ospiti. nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come accennato in apertura, la puntata di oggi riguarderà la formazione degli uffici legali, come è cambiata la formazione appunto degli uffici legali nell'attuale contesto pandemico e quali novità normative. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Inizio con salutare l'avvocato Nicolò Pallesi, General Counsel di Ferretti Group. Ben arrivato tra noi. Buonasera Simone, grazie. Grazie a lei. Dunque, io inizierei subito con lei a farle appunto un paio di domande. Innanzitutto, come è cambiata appunto l'attività di formazione del vostro ufficio legale, tenendo conto di quello che è appunto questo particolare contesto storico dettato dai cambiamenti che ci sono stati a causa proprio della pandemia? Diciamo è stata una sfida. Perché ha colto di sorpresa tutti, compresi noi General Counsel, oltre che avvocati, per cui la formazione si è dovuta reinventare, sostanzialmente. Come si è reinventata? Beh, un utilizzo sempre maggiore delle piattaforme digital, come ad esempio LinkedIn o attraverso dei webinar, in cui gli studi legali si sono molto attivati anche per garantire la formazione di colleghi attraverso appunto dei webinar e delle lezioni online. Questo è stato certamente utile perché un avvocato interno, essendo strettamente a contatto con il business, deve essere sempre e comunque aggiornato delle novità legislative. Contrariamente a prima, dove si poteva andare in presenza e avere uno scambio con i colleghi, questo scambio si è dovuto fare digitalmente, ha avuto un impatto certamente, lo stato della digitazione del paese che ha avuto non poche difficoltà, però diciamo che da questo punto di vista, almeno parlo per quanto riguarda la mia azienda, siamo riusciti a reinventare una modalità di formazione virtuale che comunque ha garantito di poter continuare quella che era la formazione precedente, fatta però di partecipazione a convegni fisici e uno scambio anche umano di rapporti con i colleghi. Certamente all'interno della formazione uno degli aspetti più significativi è stato quello della forza maggiore, che è sicuramente una delle cause che ha maggiormente coinvolto a causa della pandemia l'attività, diciamo, di assistenza legale al business. Però questo magari lo affrontiamo in una domanda su quali sono state le sfide principali del General Counsel in questa epoca di pandemia. Per quanto riguarda la formazione, devo dire che è stata una sfida, sì, ma oserei dire, almeno per quanto riguarda Ferretti, vinta attraverso la possibilità di continuare con la formazione nonostante quello che è successo a livello globale, ecco. La ringrazio. Allora, avvocato Pallesi, dunque, un po' mi ha anticipato la domanda successiva che infatti stavo per farle. Quali sono appunto le tematiche, le nuove sfide per il vostro ufficio legale? Beh, ce ne sono molte di sfide. Diciamo, principalmente io utilizzo con i miei collaboratori due termini principali che sono l'ufficio legale in questi tempi bisogna puntare sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione dell'ufficio legale. Questo perché sostenibilità è un termine che è venuto fuori molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi. E questo ha comportato anche un po' un cambiamento della figura dei legali interni, perché attraverso questa situazione mondiale che si è venuta a verificare, l'ufficio legale è stato un po' il destinatario
di tutto quello che le altre funzioni aziendali non erano in grado di affrontare o domande alle quali non sapevano rispondere, che esulavano anche da temi prettamente legali. Appunto, cosa succede con efficientando i processi, ovvero la sostenibilità, il bilancio di sostenibilità delle aziende, che cosa significa. Quindi tutti i temi che hanno avuto come conseguenza un allargamento delle competenze di noi legali interni per renderci non solo, magari come eravamo considerati in precedenza, delle funzioni di supporto, ma dei veri e propri business partners in questo senso, e quindi non limitare le competenze dei general counsel, ma questo vale anche per i miei collaboratori, dei legali interni meramente ad aspetti legali, ma abbracciare delle tematiche ben più ampie e ben più difficili, cercando quindi di fornire una consulenza legale a 360 gradi, diciamo. Avvocato Pallesi, la ringrazio. La ringrazio Prego. per il suo intervento e la saluto. Quindi saluto l'avvocato, ricordiamo, Niccolò Pallesi, General Counsel di Ferretti Group. Grazie ancora per il suo interessante contributo nella puntata di oggi. Grazie a lei. Bene, e io passo invece la parola al secondo ospite in collegamento, l'avvocato Padovani, che è qui con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Dunque, che importanza ha assunto l'attività di formazione degli uffici legali in quest'ultimo anno? Certamente la situazione globale di pandemia e di emergenza sanitaria ha rappresentato un vero e proprio banco di prova, non solo per la tenuta dei sistemi 231, quindi per i modelli di organizzazione, gestione e controllo, ma anche proprio per la gestione di un rischio totalmente imprevedibile, non mappato ovviamente dai modelli, che ha comportato un'attivazione importante di una formazione a tappeto degli uffici legali e della comunità lavorativa rispetto a come gestire i rischi diretti ed indiretti legati alla pandemia e soprattutto una formazione calibrata a come gestire, per così dire, l'imprevedibile, cioè a come la comunità lavorativa e quindi a come il sistema 231 debba reagire di fronte all'emergenza, ad un'emergenza appunto neanche è collegata alla tipologia di attività economica di una determinata realtà aziendale. Quindi è stata un'importanza capitale, direi, la formazione. Ecco, quali sono però a questo punto i nuovi temi su cui appunto le aziende dovrebbero investire proprio nell'attività di formazione? Ritengo, come dicevo poc'anzi, che il primo tema sia un'educazione della comunità lavorativa attraverso la formazione alla gestione degli stessi, come dire, protocolli di prevenzione dei reati presupposti previsti dal modello di ogni azienda, di gestione in chiave di emergenza e quindi formare sul tema della tracciabilità delle decisioni assunte in una situazione di emergenza, sulla tracciabilità delle ragioni per le quali, data una situazione di emergenza, ci possa essere un discostamento da un determinato protocollo, pensiamo ad esempio alla scelta dei fornitori per i dispositivi di protezione individuale, che in uno stato congestionato come quello pandemico poteva certamente non passare da tutti i passaggi che normalmente un protocollo prevede per l'accreditamento e la selezione del fornitore. Ma non dimentichiamo che in tempo di pandemia, che il tempo della pandemia ha segnato anche l'introduzione di nuovi reati presupposti, tra i quali i reati tributari, e quindi certamente la formazione deve riguardare anche questi nuovi reati presupposto. Passiamo. Oltre, mi scusi, Sì. c'è cioè un'ultima chiosa, anche una formazione attenta sulle modalità di utilizzo dei sistemi informatici, al cui ricorso si è fatto proprio per anche la situazione di smart working che alcune aziende stanno vivendo ancora oggi, al 100% delle proprie, popolazioni lavorative. Ecco, io invece volevo passare un attimo a parlare della disciplina del whistleblowing, che è Sì? tanto amata da voi penalisti, se vogliamo. Quale importanza riveste questa disciplina nell'attività di formazione degli studi legali? È un'importanza centrale,
un'importanza centrale perché ricordiamo che per le aziende che sono dotate di un modello 231, l'inserimento di canali di whistleblowing con le caratteristiche dettate dal decreto legislativo 231 del 2001 è obbligatoria, così come è obbligatoria la diffusione di questa disciplina di whistleblowing e quindi la formazione è appunto il canale che consente alla comunità lavorativa nel suo complesso di conoscere i canali di segnalazione, i contenuti della segnalazione e soprattutto, come dire, la formazione è il canale che permette alla comunità lavorativa di avere una grande consapevolezza circa l'assoluto anonimato che le segnalazioni devono avere e di cui in generale deve essere investito l'intero processo di analisi delle segnalazioni e di trattazione delle segnalazioni. Quindi la formazione è indispensabile. A proposito appunto di segnalazione, in che modo a suo avviso andrebbe implementata l'attività di segnalazione a tutela della società? Io credo che una buona leva sia la conduzione delle sessioni di formazione dedicate al whistleblowing da parte dell'organismo di vigilanza. Questo soprattutto in quelle realtà aziendali dove è proprio l'organismo di vigilanza ad essere il destinatario dei canali di segnalazione. Vede, l'organismo di vigilanza rispetto al whistleblowing, anzi mi viene da dire proprio con la cristallizzazione normativa del whistleblowing, è divenuto sempre di più un vero e proprio mediatore culturale tra il sistema giuridico 231 e il linguaggio, la realtà aziendale, quindi tra il linguaggio manageriale. Questa forma, questo modo di essere dell'organismo di vigilanza, mediatore culturale, è ancora più importante proprio per il sistema delle segnalazioni ed il fatto che i partecipanti alla formazione vedano, conoscano dal vivo l'organismo di vigilanza, che ripeto in alcuni casi coincide con il soggetto che poi tratterà una determinata segnalazione, dà una grande fiducia alla comunità lavorativa. Dà oltretutto una grande consapevolezza rispetto alla importanza di segnalare come atto di professionalità e non certo come delazione dolosa o colposa. La ringrazio, Avvocato Padovani. Vuole salutare, ecco così poi ci collegheremo per la seconda parte. Io la ringrazio per il suo Grazie. intervento, grazie a lei. Grazie a voi come sempre. Io invito dunque i nostri amici di Doppio Binario di restare collegati sulle fonti TV, in quanto, come sapete, la puntata non termina qui, pochi minuti di pubblicità e rientreremo in studio con la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti. A tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di come è cambiata l'attività di formazione all'interno degli uffici legali, ma anche di quali sono i nuovi rischi che stanno affrontando. Lo facciamo con i nostri ospiti e vi presento subito l'avvocato Giovanni Lombardi, General Counsel di Limiti Bank. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ecco, avvocato, io parto subito da lei e le chiedo quali sono appunto i nuovi rischi che state affrontando come ufficio legale, considerando proprio anche la vostra attività che si svolge, come sappiamo, in via del tutto digitale. Prego. Sì, buongiorno, grazie dell'invito e grazie anche della domanda che mi consente di parlare di limiti non solo per le sue attività, che come anche lei ha detto si svolgono principalmente in forma digitale. Il Limiti è una banca nata sostanzialmente nel 2019, ammessa a quotazione già nel 2019 e quindi ci troviamo ad affrontare le attività che svolgiamo secondo, diciamo, un paradigma radicalmente diverso per quello che è il mercato italiano. Certo. Abbinato alla difficoltà e complessità di una società quotata in borsa sul mercato primario, sul mercato MTA.
La pandemia, che è un po' quello che rimane sempre nel retropensiero quando si parla di rischi per un'azienda, a mio avviso non ha cambiato il panorama dei rischi legali o dei rischi in generale che la banca si trova ad affrontare, proprio per la sua natura di banca totalmente digitale. In questo siamo una banca specializzata che si focalizza su pochi settori di attività, che riteniamo siano quelli più confacenti a quello che è, e che sono le prospettive di sviluppo del paese intero. Quindi mettiamo insieme i rischi tipici legati allo sviluppo del business, quindi all'attività di erogazione del credito e tipicamente di quel credito che noi definiamo credito difficile, cioè avere a che fare con clientela prevalentemente corporate, quindi non con clientela retail, a cui eroghiamo credito in situazioni particolari, che sono tipicamente le situazioni di società in difficoltà oppure società ad alto potenziale che stanno cercando vie di crescita e di sviluppo. Quindi tutte, se vogliamo, realtà particolarmente articolate e complesse. A questo si abbina il fatto che essa è una banca neonata da questo punto di vista e avendo vissuto una fase, i primi 2 anni di grande crescita sia di business che soprattutto di crescita di personale, dover gestire contemporaneamente lo sviluppo del business, tante nuove iniziative con un team di colleghi prevalentemente giovani che cresce molto velocemente, ha con sé un rischio esponenziale, è come se fosse una startup nella startup da questo punto di vista. Certo. Il che vuol dire non solo fare crescere la formazione dei colleghi, ma creare, diciamo, quei contesti e quei presupposti tali per cui tutti i colleghi siano perfettamente a conoscenza del quadro normativo di riferimento, e non solo di normativa esterna, ma anche di normativa interna. In questo, essere una banca vigilata ha un grande vantaggio, anche se per molti colleghi, soprattutto del business, è percepito come un vincolo. Cioè l'essere soggetti a una pluralità di normative che definisce un quadro esterno molto dettagliato, molto complesso anche, ma all'interno del quale si ha poi la possibilità di definire i propri processi interni in piena compliance con quelli che sono i requisiti posti dalla normativa esterna. Quindi, se vogliamo, c'è una sorta di guida imposta dal regolatore, all'interno del quale poi l'obiettivo è sviluppare processi aziendali sempre più snelli e sempre più agevoli. Questo è un esercizio che abbiamo fatto fin dall'inizio, quindi fin dal 2019, finalizzato a una puntuale mappatura di tutti i processi aziendali. All'inizio avevamo mappato oltre 270 processi aziendali e in quei processi aziendali avevamo individuato i rischi tipici. Con una mappatura dei rischi che poi si è evoluta nel tempo insieme a quella che è stata l'evoluzione naturale del business e di pari passo una mappatura puntuale di tutti i rischi. Come dicevo, essere una realtà vigilata e quotata in borsa fa sì che il sistema di controllo dei rischi sia un sistema molto articolato e tipicamente più complesso rispetto a quello di altre aziende industriali. Il nostro sistema di controllo dei rischi è un sistema a 3 livelli, dove abbiamo le strutture di business, che sono, diciamo, il cosiddetto di primo livello, quindi responsabili dirette della corretta implementazione dei processi aziendali. Abbiamo i controlli di secondo livello, che sono principalmente inerenti all'area del risk management e delle attività di compliance e antiriciclaggio. E poi abbiamo i controlli di terzo livello che vedono la funzione interna audit e il soggetto che interviene in ultima istanza con verifiche tipicamente ex post ed è ad esempio il soggetto a cui vengono indirizzate le segnalazioni interne aziendali di whistleblowing. Certo. Quindi diciamo in questo panorama così articolato essere una banca startup per una direzione legale ha sicuramente un grande stimolo di attività e di intensità. Ricordo sempre che nelle banche, a differenza delle realtà industriali, la funzione compliance è propriamente una funzione di controllo distinta dalla funzione legale,
che è vista un po' come un ibrido all'interno delle banche, cioè una funzione che sta a cavallo tra il supporto business e poi l'interlocutore con le autorità di vigilanza, per cui per le autorità di vigilanza siamo Sì. tipicamente quasi una funzione di controllo, anche se poi io cerco di Certo. evitare questa etichetta. È come se avessimo un po' la funzione di fare da raccordo tra le varie anime all'interno dell'azienda e da qua, se vogliamo, anche la centralità del ruolo che hanno le direzioni legali sempre più crescente, non solo nelle realtà industriali, ma in particolare in quelle vigilate, banche, assicurazioni, ma tutto il mondo fintech sta subendo un'evoluzione Assolutamente. in questo senso. Assolutamente, avvocato. Lei appunto ha già sottolineato appunto l'importanza dell'attività di formazione all'interno della vostra specifica realtà e le chiedo su quali temi vi state concentrando particolarmente. La formazione in ambito bancario è sicuramente l'ambito costante di tutti i nostri processi interni di formazione. Qua permettetemi però una piccola premessa e una piccola descrizione di Illimity come sua, Sì. diciamo, popolazione. Illimity, come dicevo, è cresciuta molto in questi 2 anni. È passata ad avere una quarantina di persone a oltre 670 dipendenti, con un aumento di complessità molto importante. I colleghi che si sono uniti a noi hanno provenienze da oltre 200 aziende diverse, vengono da oltre 16 settori merceologici totalmente diversi da quello bancario, quindi portando competenze e esperienze molto diversificate. E quindi il primo esercizio è stato cercare di creare programmi formativi su più livelli che avessero da un lato permettessero di colmare eventuali lacune di conoscenza specifica del business bancario, del mondo delle società vigilate e regolamentate e del mondo delle società quotate, quindi tematiche come non soltanto l'erogazione del credito o i vincoli al riguardo, ma anche rispetto a tematiche di market abuse, market manipulation, in quanto società quotata da un lato e poi perché molti dei nostri clienti sono a loro volta società con strumenti quotati sui mercati, quindi con attenzione quando si gestiscono e trattano per questi oggetti. E questo è stato, diciamo, il primo esercizio. Dall'altro lato, la difficoltà di creare un linguaggio che fosse accessibile a tutti, quindi non ultra tecnico, ma che facesse sempre delle competenze tecniche o legali o di compliance, elementi centrali, ma che avesse una modalità di fruizione molto più snella e molto più funzionale alle esigenze dei colleghi, quindi che consentissero dei programmi di formazione molto, diciamo, diffusi durante tutto l'anno, quindi sono corsi diversificati a cui uno si iscrive se ha curiosità di partecipare a determinati argomenti, in più rispetto a programmi obbligatori. I programmi obbligatori riguardano il mondo del credito, il mondo della consulenza bancaria, riguardano il mondo della compliance in generale per le attività, riguardano moltissimo le tematiche di gestione dell'IT e delle competenze specifiche rispetto all'uso della strumentazione aziendale. Certo. Quindi il corretto utilizzo di tutti gli strumenti informatici è per noi un must che tutti i colleghi devono aver ben presente, e questo è il primo strumento che serve a gestire un rischio strategico veramente rilevante per chi si posiziona sul mercato come entità totalmente digitale. Noi come banca di fatto non abbiamo più filiali operative se non una che fa sostanzialmente anche attività di back office, per cui tutta la nostra clientela interagisce con la banca in maniera informatica o digitale. Quindi è fondamentale che ci sia veramente un livello di conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi IT perfettamente integrato con le attività che vengono svolte. Quindi i programmi IT sono programmi su base tipicamente semestrale, Sì. con dei corsi di formazione obbligatori per tutti i colleghi, quindi a tutti i livelli, dall'amministratore delegato al primo degli impiegati. Certo. Questo per noi è fondamentale, non solo perché ci sono comunque dei requisiti di legge che ci obbligano come società vigilata a porre in essere questi programmi di formazione, ma proprio perché connaturato al nostro DNA, essendo una banca nata digitale, non possiamo certo trascurare
o sottovalutare questi elementi di attenzione e soprattutto dobbiamo far sì che siano tutti allo stesso livello, quindi che il livello di conoscenze sia diffuso, trasversale e soprattutto in costante aggiornamento rispetto a quelle che sono le evoluzioni delle attività dei colleghi. Assolutamente. Avvocato, io la ringrazio molto per il suo interessante contributo. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie all'avvocato Giovanni Lombardi, General Counsel di Limiti Bank.